Ciao ragazzi, sono Goro. Ancora una volta ci ritroviamo a parlare della Bronx Drill, cosa che fece ormai un anno fa e da allora esplosa mondialmente portandoci artisti come Didi Osama, insieme al fratello quasi gemello Notti Osama, la regina del Bronx, Ice Spice insieme a Murda B, il Peter Parker della Drill, il Mabu e ovviamente la scalata iconica di Shy K. Ma tutti, piano piano sembra che si stiano dimenticando che senza questa persona nulla di tutto questo si sarebbe mai realizzato. Ho deciso di fare questo video per parlare della situazione che si è venuta a creare nel Bronx e delle nuove accuse a cui sta andando incontro la persona che ha cambiato il sound della drill per sempre. Ovviamente stiamo parlando di K-Flock. Come già menzionato nel mio scorso video, K-Flock viene da un quartiere chiamato Southside. Ha iniziato a rappare un po' controvoglia molto più tardi rispetto ai suoi coetanei, dopo che i suoi due amici più close, Dagi B e B-Love, gli hanno insegnato la loro formula e l'hanno spinto a provarci nel rap game. All'inizio K-Flock non aveva nemmeno un profilo Instagram, ma Shy K l'ha aiutato ad aprirne uno. Non solo questo, ma addirittura prima che il beef tra loro iniziasse, erano diventati così close che K-Flock spendeva quasi ogni giorno a casa sua. Easy Ready, Being Honest, Not in the Mood e Shake It con Cardi B sono le tracce più ascoltate dell'artista. Soprattutto, Not in the Mood e Shake It l'hanno portato in una stratosfera che non ha niente a che fare con nessuno degli altri artisti che ho nominato in precedenza, a parte forse Ice Spice, ma per il suo fattore viralità. All'inizio K era un artista normale, anzi, forse un po' ombra dei suoi due migliori amici. Ma piano piano il giovane si fa un nome per sé, diventando tra gli artisti più promettenti del Bronx. Ma soprattutto a New York, come abbiamo già visto in passati esempi, la polizia non aspetta e le cose si risolvono in modo veloce. Così a Shy K, che è stato con K-Flock dal giorno 1, nonostante non siano dello stesso set, viene data una scelta. Perché i Dot, un altro artista molto promettente del movement, maggiormente grazie alla traccia Ready for War, inizia a biffare con K-Flock, nonostante lui e K-Flock, come con Shy K, erano amici abbastanza stretti. Shy K preferisce tenersi neutrale. Entrambi sono suoi amici e non vuole scegliere, ma è chiaro che per K-Flock essere neutrale equivale a essere come un nemico. La cosa che non in molti sanno è che la persona che K-Flock ha ucciso e di conseguenza per cui è stato messo dietro le sbarre nel dicembre del 2021 è proprio un amico di Dot. Da quanto riportato, K sarebbe passato vicino a un parrucchiere quando la vittima lo avrebbe visto e sarebbe uscita dal negozio per confrontare il rapper. La difesa di K-Flock sostiene chiaramente la tesi dell'autodifesa, ma le leggi a New York, soprattutto se reati commessi da armi da fuoco, sono più strict che mai e solamente in pochissime situazioni si può discutere di effettiva autodifesa. La cosa che però andava a favore di K-Flock era l'arma trovata in tasca alla vittima, che sicuramente spingeva in favore del rapper la tesi proposta dalla difesa, che tra l'altro il suo avvocato è lo stesso che ha avuto il ciapo al tempo. Ma quando sembrava che le cose avevano preso una piega in positivo, i federali, per intenderci quelli che hanno fermato 69 nella Trayway, si sono interessati al caso, lanciando un enorme rico a lui e altre 8 persone. Che per chi non sa che cosa sia, è un'accusa formulata in America, specificatamente pensata per la mafia al tempo e ora applicata praticamente a ogni organizzazione criminale. La peculiarità di un caso rico è che se tu dici di essere di una gang, qualsiasi crimine uno dei membri abbia commesso, tutto il collettivo verrà chargeato. Quindi prendiamo per esempio il caso di Casanova, anche se lui praticamente non ha commesso nessun reato, è comunque perseguibile solo per aver detto di essere della Gorilla Stone. Fatto sta che New York di certo non scherza, mentre in altri stati le gang ci sono da anni e i federali sono riusciti a evidenziare diversi crimini, quelli di questo rico invece sono molto più diversi. I più vecchi risalgono solamente al 2020 e come fondamento principale di queste accuse c'è proprio l'omicidio commesso da K-Flock. A quanto pare i federali vogliono che K-Flock dentro. Il modo migliore per farlo è connettere l'omicidio dell'amico di A-Dot a un caso di vendetta tra gangs. Il Conviction Raid dei Feds è una delle cose più spaventose mai viste. Infatti, ad oggi hanno vinto il 99.6% dei casi e solo l'8% in tutta la storia dei casi sono stati respinti. Quindi sembra che una delle uniche soluzioni per K-Flock è prendere la stessa strada del 69, altrimenti arriverebbe a rischiare addirittura la pena di morte. Quando ci sono i feds in gioco non scherzano perché sanno che stanno per vincere. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e se K-Flock riuscirà a battere il caso, tornare ed essere ancora uno degli artisti più hot della scena. Fatemi sapere cosa volete vedere next. È da un po' che non pubblico un video, quindi grazie per la visione. Fino ad allora, voi cosa ne pensate?